Amici di Cuoci Cuoci, oggi prepareremo un tataki di tonno un po' rivisitato, nel senso che utilizzeremo degli ingredienti che normalmente non vengono utilizzati. Io ho marinato questo filettone di tonno rosso di più o meno 700 grammi con delle erbe aromatiche, erbe provenzali, del timo fresco. Voi lo vedete già marinato, insomma, per questioni anche di tempo, naturalmente. E del vino bianco, del sale, che contrariamente al classico tataki dove viene utilizzata della salsa di soia, noi abbiamo utilizzato ingredienti un po' diversi. Quindi ora cosa faccio? Intanto il fuoco è bollente perché la preparazione del tataki prevede una cottura velocissima. Noi la allungheremo leggermente attraverso l'utilizzo del pangrattato. Faremo una sorta di cotolettona di tonno che permetterà, come dire, l'acquisizione di un gusto diverso, un po' più mediterraneo, se vogliamo, del tonno rispetto al classico tataki di tonno con la salsa di soia. Quindi un'impanatura a tutti gli effetti, leggera naturalmente, perché non prevedo l'utilizzo di uovo, anche se in una ricetta una parte di albume può anche essere interessante, che tende a legare di più. Praticamente ho utilizzato il pangrattato prima della cottura, quindi andiamo a inserire un filo d'olio nella pentola antiaderente. Come vedete, la pentola era già calda, e andiamo a scottare in maniera anche un po' scientifica, perché altrimenti rimarrebbero le parti esterne un po' più crude. Andiamo a scottare questa bisteccona di tonno al fuoco. Come vi dicevo, ci sarà un tempo maggiore di cottura perché il pangrattato preserverà, insomma, la scottatura del tonno, quindi i tempi sono un po' più dilatati, ma l'effetto, vedrete, sarà lo stesso, quello di un tonno dal cuore rosa. Allora, due minuti e mezzo da un lato, 2 minuti e mezzo dall'altro. Io poi ho cercato di scottare anche le parti esterne per evitare l'effetto troppo crudo, e direi che ci siamo. Lasciamo riposare adesso, prima di tagliarlo, qualche minuto questo tonno, e poi andremo a tagliare e ad impiattare. Dopo aver lasciato riposare questa bisteccona di tonno, andiamo al taglio. Guardiamo, nella speranza che il risultato sia quello cercato. Il momento della verità, ecco qua, abbiamo un tataki di tonno, come vedete, molto rosa al centro, con una leggera scottatura ai lati. Amici di Cuoci Cuoci, se la ricetta vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube di Cuoci Cuoci, e arrivederci alla prossima ricetta.